Sarà un'estate bollente per il 118 di Vieste, ma anche delle postazioni disagiate della Capitanata. Un allarme che descrive una situazione drammatica che sta interessando le postazioni dell'emergenza urgenza della provincia di Foggia e nello specifico quella di Vieste, dove mancherebbe il medico in turno, così come nella gran parte delle postazioni. E in alcune postazioni addirittura mancherebbe alle volte anche l'infermiere, tutto a discapito dell'utenza. Un quadro che si complica e che fa scattare l'allarme perché si ormai alla vigilia della prossima stagione estiva, quando i territori garganici come Vieste o Peschici si preparano ad accogliere milioni di turisti. Vieste, che è la postazione più lontana dai pronto soccorsi, è quella che soffrirà un po' di più, considerata poi che è la città che nell'imminente periodo estivo avrà il più alto numero di presenze. Ma questa purtroppo è una situazione generalizzata, quindi penso a Peschici, penso a Rodi, penso a Vico per il Gargano, penso a Mattinata e in più a scendere nella piana. Una criticità difficile da risolvere, dato che nella pianta organica mancherebbero almeno la metà del numero di medici indispensabili per far funzionare il servizio di emergenza urgenza. Inoltre non sarebbero neanche stati attuati i provvedimenti previsti da un accordo aziendale approvato dalla Regione Puglia e che indica di erogare incentivi per gli operatori delle zone disagiate, proprio come i comuni di Vieste, Peschici o i centri dei Monti Dauni. Tornando a Vieste, la situazione si fa sempre più preoccupante perché da mesi ormai gli utenti denunciano l'assenza del medico in postazione e questo andrebbe ad intaccare la salute dei cittadini che ricorrono alle cure dell'emergenza urgenza. È una situazione appunto drammatica perché da una pianta organica di 135 medici i presenti sono circa 80, quindi c'è una riduzione di oltre 40-45%. Ed è una situazione, io non so come faremo a far fronte alle richieste dei cittadini utenti. Dobbiamo solo sperare che chi fa una richiesta al 118 trova un operatore sanitario, trovi un medico. E non a caso ho detto trovi un operatore sanitario, perché c'è ormai una carenza atavica anche di infermieri. I medici fuggono dal servizio 118 dunque per approdare nelle strutture ospedaliere dove ci sono gli incentivi economici che spingono ad abbandonare il servizio del 118, che ora fa scattare il codice rosso.